trovo a Oulx in Valsusa, a pochi metri dal confine italo-francese, dove ormai da diversi anni moltissimi migranti provenienti sia dall'Africa subsahariana che dalla cosiddetta rotta balcanica transitano di qua per cercare di attraversare il confine italo-francese e raggiungere gli altri paesi d'Europa, affrontando viaggi lunghi e pericolosi, resi ancora più impervi dal dover evitare i controlli, in questo caso della polizia e della gendarmerie francese. Alle mie spalle si trova il rifugio Fraternità Massi, dove dalla fine del 2021 si è stabilita il centro di accoglienza per appunto dare un supporto sia di tipo medico ma anche riparo e cibo per queste persone che transitano di qua, che hanno bisogno spesso anche di vestiti adeguati alle temperature dell'alta montagna e scarpe adatte per attraversare i boschi spesso innevati. E allora siamo venuti a vedere come funziona e quali sono le esigenze principali di queste persone. Questo è un posto sicuro in cui possono stare, in cui non vengono fotografati, in cui non vengono identificati, qui vengono ospitati, nutriti, vestiti. C'è un lavoro incredibile dei volontari che selezionano una quantità pazzesca di vestiti, di scarpe, di giacche, di giubbotti, di zaini, per poterli aiutare e mettere nelle condizioni di affrontare il freddo, che in montagna a 2000 metri può essere mortale. Al rifugio è molto importante la rete che si è creata, quindi una rete che offre anche dei servizi a delle persone che arrivano e magari stanno qua una notte, però possono usufruire di un supporto legale della diaconia piuttosto che di un consulto medico dei medici. E la cosa secondo me fondamentale è la presenza dei mediatori, che quindi aiutano sia nella comunicazione sia nella raccolta un po' di memorie, testimonianze, per capire quelle che sono le reali necessità delle persone che arrivano qua. Esiste un supporto di mediazione culturale, di mediazione sociolegale, grazie soprattutto al supporto della Diaconia Valdese, che da sempre collabora a questo livello, che ha una sede qui a Oulx e i cui operatori sono spesso qui e collaborano con noi a tutti i livelli. Come l'hashtag che sta girando in rete, questa è la clinica di frontiera, cioè l'assistenza sanitaria del rifugio di Oulx, ed è l'ultima assistenza sanitaria per i migranti, per i profughi, prima della frontiera. La stanchezza, le lesioni ai piedi sono un pochino il loro problema, a cui si associano delle patologie, raffreddamento, qualcuno si porta dietro delle patologie pregresse, qualcuno ha il diabete, qualcuno ha cardiopatia, l'ipertensione. È una popolazione molto varia, in cui, essendo spesso anche molto giovani, ci sono quelle che non sono patologie, come per esempio la gravidanza. Qui hanno la possibilità di essere controllati, visitati, curati. Vengono curate sia le ferite fisiche, esiti delle torture in patria piuttosto che delle botte prese durante il viaggio, che quelle psicologiche. Con loro cerchiamo di parlare e in qualche modo, nelle poche ore o pochi giorni in cui rimangono qui prima di tentare di passare dall'altra parte, cercare di capire quello che hanno affrontato per farli sentire che per noi sono importanti. In passato il flusso era soprattutto l'Africa subsahariana, essenzialmente francofona, con maschi giovani che avevano già avuto esperienza di accoglienza in Italia. Adesso, pur rimanendo come numeri assoluti più o meno gli stessi numeri di persone che arrivano dall'Africa subsahariana, il flusso si è ingigantito e circa il 65% è rotta balcanica, quindi afghani, pakistani, iraniani, iracheni, siriani, che arrivano lungo la rotta che passa in alcuni casi attraverso i campi profughi del Pakistan, altre volte quelli in Iran, poi la Turchia, la Grecia e i Balcani. Si stanno aprendo delle nuove rotte, gli ultimi che arrivano in genere sono di nuovo dei maschi giovani, ma sempre della rotta, chiamiamola rotta balcanica, per facilitare la provenienza dei paesi. Attraverso la Bulgaria si spingono più a nord e scendono a nord, cercando di aggirare l'ex Jugoslavia, che è una trappola
per migranti, dove rimangono per molto tempo subendo angherie e diversi problemi. Ma allora, questo è un grande dramma contemporaneo, quello delle zone di confine, che sono dei non luoghi, dei luoghi dove il diritto, complice la, diciamo, pretesa incertezza dell'appunto del cambio di ordinamento, e il diritto di fatto non viene fatto valere, quindi i diritti non vengono garantiti. Quindi abbiamo persone sicuramente fragili che sicuramente da una parte o dall'altra avrebbero diritto a un'accoglienza, un sostegno, un supporto medico, sociale, legale, quindi a 360 gradi, che per appunto delle prassi illegittime, illegali, vengono rispedite, rimbalzate da una parte e dall'altra, senza tener conto del fatto che ci siano appunto soggetti fragili, a volte minori, a volte donne. L'aumento dei controlli in frontiera sicuramente mette in pericolo poi le persone che già attraversano una frontiera un po' particolare dovuta ai confini geografici, ecco, a queste montagne, che per fortuna quest'inverno in realtà non è stato particolarmente freddo, però anche la montagna può uccidere, messa insieme all'aumento dei controlli, alla militarizzazione delle frontiere.